Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Abbiamo appena celebrato la giornata mondiale dei migranti o degli emigrati. E qui nella Santa Sede c'è, se non vado errato, un dicastero che tratta degli emigrati o dei migranti. È un fenomeno ormai mondiale e questo pone la questione della cittadinanza. Cittadinanza viene dalla parola città, dal latino civitas, e quindi civiltà anche, e lì ci sono dei problemi perché adesso partiamo da Gesù Cristo, nostro Signore, partiamo dal Vangelo che ha già dato linee principali. Prima di tutto Gesù respinge la teocrazia, non vuole essere personalmente un sovrano temporale di questo mondo, un sovrano politico, militare, finanziario, cioè economico, no? Gesù ha rifiutato questo, ma nello stesso tempo lui ha dichiarato il principio della non solo della distinzione, ma della separazione tra potere religioso e potere civile. Rendete a Dio, a Cesare ciò che è di Cesare e rendete a Dio ciò che è di Dio. Il problema con l'immigrazione, abbiamo in Oriente il grossissimo problema dell'emigrazione dei cristiani locali, che purtroppo che sono il nucleo di tutte le popolazioni locali. Ebbene, ma c'è anche il problema dell'immigrazione, cioè degli stranieri che arrivano in un paese. Accoglierli o no? Accogliere sempre, ma come accogliere? E rispettare sì, ma se questa persona non ti rispetta, se c'è un'ideologia che si vuole sostituire a te. Vorrei segnalare almeno due punti di un'ideologia aggressiva e quindi pericolosa. Io direi teocratica o pseudo-teocratica. La prima: il mondo mi appartiene, il mondo è mio patrimonio perché io seguo tale religione. Quindi, secondo la mia religione, secondo il mio libro sacro, tutto il globo mi appartiene. Quindi non sono ospite di nessuno, anzi, il mio ospite, cioè colui che mi accoglie, in pratica è ospite mio, cioè sono io che lo accolgo nel paese suo, ma intanto il suo paese non è suo, il suo paese è mio. Quindi il mio paese originario è mio e il paese dell'altro è mio. Mio paese è mio e il tuo paese è mio. Tu sei solo un residente provvisorio nel mio paese perché Dio mi ha dato a me questo paese. Una certa idea della terra promessa, ma non entriamo nei dettagli. Ma stavolta una globalizzazione dell'ideologia della terra promessa, tutta la terra e non solo la Palestina o la terra di Canaan è promessa a me perché io sono seguace
di questa o quell'altra religione. Il secondo punto pericoloso è il principio del dominio. Quando la mia religione, i miei libri sacri o il mio libro sacro mi proibiscono di ubbidire alle costituzioni o alle leggi di uno Stato, perché la mia coscienza mi chiede di ubbidire solo a Dio, al suo libro, secondo la mia fede, la mia religione, e quindi in pratica la mia religione mi chiede di disubbidire alle leggi, alla Costituzione dello Stato in cui mi trovo, anzi, e questo è un terzo punto, sempre il secondo punto non era quello del dominio, ma quello della lealtà. Io devo essere solo leale alla mia religione, a nessuno Stato. Eppure, per avere la cittadinanza, io devo giurare, prestare il giuramento di fedeltà, di lealtà a questo Stato. Io giuro di essere fedele a uno Stato che in pratica io non riconosco, se partendo dalla mia religione. Il terzo punto è l'elemento, come dicevo in anticipo, del dominio. Quando la mia religione, anche se sono straniero in un paese, mi chiede che io domini questo paese, non i suoi abitanti, non i suoi cittadini di origine. Questi tre punti, cioè della teocrazia, il mondo patrimonio mio, niente lealtà e il terzo punto, il dominio, sono pericolosi. Allora, invece di, diciamo, di avere degli scontri, meglio organizzare un dialogo franco, sincero, appunto per evitare scontri, frizioni e guerre cosiddette civili. Intanto nessuna guerra è civile, e la nascita di Gesù, che celebriamo in questi giorni, ha annunciato, ha profetizzato, non solo confermando che la gloria è di Dio nell'alto dei cieli, ma che la pace sia sulla terra alle persone di buona volontà.